Nei giorni scorsi, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Trapani hanno arrestato e tradotto in carcere uno dei cinque soggetti finito ai domiciliari a seguito dell'operazione antidroga del 22 dicembre scorso. Il 22enne si era reso responsabile della manomissione del braccialetto elettronico, che ha subito allarmato la centrale operativa del comando provinciale. In pochi minuti, un equipaggio della sezione radiomobile è giunta sul posto, appurando che il giovane risultava regolarmente in casa, ma manifestava un'insofferenza particolare all'apparecchio che comunque gli è stato installato nuovamente non con poche difficoltà. Per tale motivazione i carabinieri hanno avanzato una richiesta di aggravamento di pena subito accolta dal GIP del Tribunale di Trapani che ha emesso l'ordinanza. L'arrestato al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani.